la magnifica cornice dell'Appennino Tosco-Emiliano a farci compagnia questa sera su Italia Racing Team per un evento, la 72esima For Fun di IRT, molto molto speciale questa sera, dedicato all'ingegner Mauro Forghieri, scomparso qualche giorno fa, qualche settimana fa. Dunque, cerchiamo di ricordarlo nel migliore dei modi, con un evento speciale questa sera. Avremo in pista la magnifica Ferrari 312 e la Ferrari 312T, quindi un evento che vedrà contemporaneamente sul tracciato storico del Mugello altrettanto tanta storia, che verrà portata in pista da piloti altrettanto bravi e altrettanto contenti, felici di far parte di questo, che è ovviamente uno dei tanti eventi organizzati da Italia Racing Team. Avete visto anche nel trailer precedente tanti tanti eventi che saranno in partenza o che si stanno chiudendo proprio nei prossimi giorni, ma prima di parlare di questo io direi di presentarci. Io sono Lorenzo Mangano e al mio fianco, come sempre, c'è Francesco Frati. Ciao Franz! Ciao Lori, ciao a tutti, buonasera. Fantastico questo evento qui, direi il modo migliore per commemorare una figura iconica, chiave del motorsport, con veicoli e in un posto fantastico che gridano e rimandano alle effigi del cavallino rampante in tutte le sue descrizioni e insomma forme fantastiche, insomma forme artistiche le vorrei chiamare, ma sono veramente dei capolavori. Certo, ma certo che lo sono, forme artistiche, detto benissimo secondo me Franz, il termine giusto è arte, arte messa sotto forma di quattro ruote, gomme, alluminio, benzina da un grande, un grandissimo ingegner Mauro Forghieri, di cui avremo modo e inizieremo tra poco a parlare, perché è a lui che è dedicata questa For Fun, è a lui che faremo un tributo anche per far conoscere a chi non lo sapesse un po' della sua storia, un po' di quello che ha fatto, di quello che ha progettato, e sicuramente andremo anche a scoprire, lo facciamo già magari adesso andando on board proprio con Christian Noto, nel frattempo che vediamo queste prove libere che sono arrivate ormai alla loro conclusione, tra poco ci saranno le qualifiche, è un board proprio, dicevo, con la sua Ferrari 312, vettura del 1967, ha gareggiato per parecchi anni questa vettura, Franz, dal 1966 al 69, fu però parecchio sfortunata, non godette di una particolare storia, solo 3 vittorie, 7 pole position, però fu anche la vettura che nel 1968 vide l'introduzione di un alettone posteriore per cercare appunto di migliorare queste prestazioni non del tutto eccellenti, costituita da una monoscocca in alluminio spinta da un motore V12 60 gradi, cambio 5 marce, 4 metri di lunghezza, per una vettura che sembra piccola, ma tanto piccola in realtà non è, sono comunque 4 metri come ho detto di lunghezza. L'altra vettura, la 312T, la supera di poco, ma comunque è molto di dimensioni ridotte rispetto alle vetture di oggi, è anche un concetto estremamente diverso e fa tanto piacere vederlo in pista e portarlo al pubblico che può essere interessato, no Franz, alla storia del motorsport a partire proprio da queste vetture, da questa tipologia, da questo concetto. Decisamente, perché queste vetture sono quelle che cominciano bene o male a rientrare nei canoni della Formula 1 moderna, sono queste che danno l'imprinting poi a tutto quello che verrà di seguito. Poi la 312 è una vettura assolutamente bellissima, se riusciamo a avere una vista posteriore, perché vorrei far vedere il fantastico motore 12 cilindri, eccolo lì con quei collettori bianchi, venne soprannominata da alcuni la spaghetti per questa forma, queste raccordature dei collettori di scarico che fanno questi percorsi incredibili. Ci sono delle fotografie di questo particolare che sono veramente spettacolari, poi guardate che linea tesa, filante, bassa, una vettura aggressivissima, ancora qui sul lato a vedere i cornetti d'aspirazione del V12, marchio di fabbrica ovviamente della casa del cavallino. Insomma, quando si ha in mente una vettura da corsa della fine degli anni 60, ecco, questa forse è quella che viene in mente, veramente spettacolare. Sì, una vettura iconica, una vettura bellissima, ci fa tanto piacere averla in pista. Guarda invece un'altra tipologia di vettura, anzi un'altra vettura proprio in sé, porta ovviamente lo stesso codice 312, ma ha un'aggiunta, una T
che sta a significare. Che cosa, Franz? Facciamo una piccola interrogazione, vediamo se lo sai. Ti colgo alla sprovvista. No, mi cogli preparato, dai, per stavolta. Alla sprovvista, Francesco Franz. Ero sempre spreparato a scuola, questa volta invece mi cogli preparato. La T è una piccola letterina che però fa una differenza enorme, perché qui si parla di innovazione. Ovviamente la figura di Mauro Forghiere e la parola innovazione vanno a braccetto, tant'è che ovviamente è ricordato come una delle figure storiche più carismatiche della Formula 1. T vuol dire trasversale, come sapranno benissimo anche gli appassionati che si stanno guardando, che è il cambio che venne messo trasversalmente rispetto al motore longitudinale. Questo consentiva una gestione degli spazi molto maggiore, un ingombro longitudinale molto minore, una distribuzione dei pesi molto più ottimale, e questa vettura tradusse questa innovazione in vittorie, che è proprio quello per cui gli ingegneri lavorano giorno e notte incessantemente per trovare quella spinta in più per conquistare il campionato sia piloti che costruttori della Formula 1. E qui guardate, anche qui una livrea storica con questo airbox pitturato bianco e il tricolore. Qui c'è stato anche un decollo in pista, perché penso che le vetture si siano resettate, se non sbaglio. Comunque la 312T è quella che poi il progetto T comunque vedrà due mondiali con Lauda, con la T che vedremo qua stasera, e la T2, e poi con Scheckter nell'iterazione T4. Quindi tantissima roba, un progetto, sai, la macchina, forse lo diceva Ferrari, che brutto bella deve essere vincente. Comunque quando si riesce a coadiuvare comunque la parte estetica alla parte di performance, è veramente un capolavoro. Solo poche vetture ci sono riuscite, e sicuramente la 312 è una di quelle. Sì, è vero, la 312 è una di queste, non tanto vincente, ma bellissima. Nel frattempo, proprio per andare ad iniziare le qualifiche, io lancerei un breve stacco pubblicitario, quindi attenzione, tra pochissimi minuti, di nuovo in diretta, qua su Italia Racing Team. A tra poco!
Di nuovo in diretta dopo questa brevissima attesa con Lorenzo Mangano al commento, accompagnato sempre da Francesco Fratti, che non è scappato, è rimasto qui per ammirare la bellezza di queste vetture, la 312 e la 312T della Ferrari, ovviamente, per questo evento 72 della For Fun per Italia Racing Team, in onore ovviamente di Mauro Forghieri, il grande ingegnere Ferrari, che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa. E dunque, i ragazzi di RT, sempre sul pezzo, hanno pensato di rendere omaggio al mitico ingegnere con questo evento che vedrà impegnate in pista, le abbiamo viste in precedenza, due vetture in contemporanea, due vetture molto diverse, con anche prestazioni diverse in contemporanea, verranno condotte dai piloti qua di Italracing Team, e tra poco andremo anche a vedere le livree, Franz. Sì, perché sono il tratto caratteriale delle nostre For Fun che vengono organizzate, e questo fa vedere come i piloti abbiano questo estro artistico che li, per fare contraddistinguere ogni vettura dall'altra. Qui ne vediamo subito un esempio con Alessandro Marulli, questa bellissima livrea a scacchiera che incrocia il rosso corsa con il bianco, e poi questa bellissima scritta elegante in corsivo, ciao Furia, ovviamente il soprannome dell'ingegner Forghieri, un soprannome che era tutto dire. Sì, assolutamente. Sì, diciamo che va bene, l'assonanza con il nome, ok, però lì c'era davvero tanto tanto di carattere in quel soprannome che gli fu dato dai suoi colleghi, dagli addetti lavori a Maranello. Adesso Alessandro Marulli invece sta affrontando una delle iconiche curve del circuito del Mugello, è sceso giù in picchiata dalla Casanova e poi verso sinistra nella Savelli, adesso su verso l'arrabbiata 1, l'arrabbiata 2, è bellissimo vedere come i piloti devono lottare davvero tantissimo con la propria vettura per tenerla in pista, con uno stile di guida complicato, cambia ovviamente da vettura a vettura. Marulli qui ha esagerato un pochino sul cordolo, grande controllo da parte sua, e ha affrontato adesso la curva numero 10, la 11, la scarperia e poi Palagio, e si dirige verso il correntaio. Noi Franza andiamo a vedere anche altre livree, Luca Puglisi ha una livrea standard, Cristian Noto lo vediamo un po' più da vicino, anche lui ha una magnifica comunque livrea standard, c'è il nome di un certo pilota lì sulla fiancata sinistra con un bel numero 9. Pilotino, sì, da quattro soldi, Franz. Pilotino da quattro soldi, sì, esatto. Fantastico, Jackie. Poi ci sarà anche un altro. Eccolo qua, Chris Amon. Tra l'altro, vai a vedere il casco sul lato. C'è un bel particolare. Eccolo lì, il Kiwi. Che venne reso famoso un po' da Bruce McLaren, ma anche Chris Amon, che venne dalla penisola neozelandese. Un gran bel manico. È abbastanza fortunato, sfortunato, purtroppo, il buon Chris Amon, che riuscì nella sua carriera a pilotare anche le vetture del cavallino. Giuseppe Viola qui alla Luco Poggio Secco, sembrava anche andare su due ruote, però sì. Comunque la discussione delle sospensioni è veramente ampia. Qui Fulvio Genova, che ci dicono dai riscontri delle prove libere essere uno dei favoriti con la numero 20, quindi staremo ben attenti alle prestazioni di questo pilota. E Tommaso Maffei, eccola con un'altra livrea standard, però che bella, combina i due colori principali, no, di Ferrari, il rosso corsa e il giallo Modena, anche questa con l'highlight sulla presa d'aria di queste belle vetture che venivano chiamate a sigaro proprio perché ricordavano come forma il prodotto di tabacco, esatto, per cui eccoci qua, siamo su una 312T, invece adesso comincerà anche qui la roulette delle livree, Lorenzo. Sì, inizierà anche qui la roulette delle livree, andremo a vederla, mamma mia, mentre Mattia Spada controlla la sua vettura in una maniera davvero egregia qui all'uscita dal Poggio Secco ed entra adesso nella Materassi. Sto un attimo su questa inquadratura anche per far vedere il lavoro della sospensione anteriore sinistra sui cordoli, sulle sconnessioni di questa pista, di questo tratto della pista del Mugello, l'autodromo del Mugello, costruito nel 1974, inaugurato nel 75, misura 5245 metri, è composto da 15 curve, di cui 9 a destra, 6 a sinistra. Sono tutte curve di percorrenza, non c'è una vera e propria curva spigolosa qui al Mugello, per cui secondo me, Franz, sarà ancora più divertente per i piloti portare in pista, mamma mia, qua invece Mattia Spada la stava portando fuori pista, la propria vettura Ferrari 312 o 312T. Beh sì, sarà bellissimo scatenare tutti i cavalli sul rettilineo per poi arrivare alla potente staccata della San Donato, poi le S che contraddistinguono questo
circuito, la vediamo qui, Luco Poggio Secco, abbiamo visto anche Materassi Borgo San Lorenzo, poi le due biondetti prima della Bucine, che è una lunga curva a 180 gradi da raccordare, saranno fantastiche. Poi come non nominare il punto più bello di questo circuito, uno dei punti più belli di qualsiasi circuito, che sono le due arrabbiate, due curve cieche in salita. L'arrabbiata 1 si fa portando tanta velocità, e poi l'arrabbiata 2 è tutta questione di fiducia sul mezzo. Qui intanto vediamo Alessio Uselli, bellissima livrea che celebra i 75 anni della Ferrari, con il giallo Modena accesissimo che contraddistingue questa vettura e lo adorna divinamente, direi. Fantastico, fantastico. Se non sbaglio, mi ricorda tantissimo, ovviamente. Oh, che bella questa inquadratura con il dettaglio del motore sul posteriore di questa magnifica Ferrari 312. Non l'avevo notata prima. Mi soffermo un attimo qui per far godere anche di queste immagini gli spettatori. Spero che stiano apprezzando, come di solito succede qui su Italia Racing Team. Ci teniamo tanto anche a questi dettagli tecnici, che poi dettagli in realtà qua non sono, perché non si può parlare di un vero e proprio dettaglio, non è una piccolezza, ma è davvero metà macchina questo propulsore lì nella parte posteriore della vettura Ferrari 312 del 1967, guidata da Alessio Uselli. Dicevo, mi sembra molto, ovviamente mi ricorda tantissimo la livrea delle tute usate nel Gran Premio d'Italia di Formula 1 di quest'anno. Assolutamente sì, hai ragione. E qui, vabbè, cosa dire, Lorenzo, di questo capolavoro su ruote. Questo è veramente un memoir, un album fotografico. Di al di là dell'icona che sta stampata davanti, poi guarda in che compagnia è cacciata, poi queste foto in bianco e nero di una poesia veramente totale. Si è messo in posa, Pascadopoli. Si è messo in posa. Cosimo, si sta guarda, ci sta sentendo e ci sta dando l'occasione per vedere da fermo, statica, la sua livrea. Un lavoro eccezionale adesso nei box, con qui Forghieri accompagnato dal Drake, impegnati in un dialogo, e poi verso la zona Coca-Cola là dietro, quella che poi sarebbe diventata zona Coca-Cola, e accompagnato da Niki Lauda. Andiamo dall'altra parte, vediamo che cosa succede di qua. Ah, attenzione, lì c'è un baffo che mi sembra abbastanza riconoscibile, Franz. Ah sì sì, fantastico Clay Regazzoni, un pilota solidissimo, compagno di squadra di Niki Lauda e grande protagonista, direi, assolutamente, perché anche lui se la giocava bene nella stagione 76. Comunque abbiamo detto un pilota molto onesto di spirito. Fu lui che raccomandò Niki Lauda al commendatore, alla squadra corse, venendo dalla BRM, se non sbaglio, e fu una mossa che pagò assolutamente. Portò due titoli mondiali con la 312T, che abbiamo l'onore di vedere stasera, e la 312T2. Qui, attenzione, ci sono delle livree colorate, eccetera, eccetera, ma questa è una Ferrari bianca e blu che però, Lorenzo, ha corso davvero. Ha corso davvero, ha corso anche, diciamo, in un posto particolare che per l'epoca era un po' una terra inesplorata per Ferrari, giusto, Franz? Correggimi se sbaglio. Infatti lo vediamo proprio qui, se non l'avete riconosciuta lo potete leggere dal logo. Sotto il cavallino c'è infatti scritto North American Racing Team, NART. Che cos'è, Franz? Era, attenzione, un team privato, diciamo, che fece correre per due gare questa Ferrari con i loro colori. Le gare erano quelle, ovviamente parlando di Nord America, al Glen, al fantastico Watkins Glen, nella periferia di New York, se non sbaglio, sì, del New York State, e poi l'Hermanos Rodriguez in Messico. Qui c'è la storiella, tanti appassionati la sanno, però comunque va sempre detta, perché era testimonia anche la coriacità e l'unicità della figura di Enzo Ferrari, che affidò per queste due gare al NART la piena gestione dell'auto, perché la FIA non aveva omologato una vettura per la partecipazione alla 24 ore di Le Mans. Quindi il Drake cosa fece? Restituì per ripicca la sua licenza di costruttore. Cioè, ve lo potete anche immaginare con un foglio in mano che lo dà e dice: "Oh, basta, allora io non gioco più". Gliela restituì, e quindi restituendo la licenza di costruttore, lui era da regolamento impossibilitato ad iscriversi a gare ufficiali. Quindi sfruttò il North American Racing Team per far correre i propri piloti, le proprie macchine. Tuttavia non poterono adornare la livrea rosso corsa, né tantomeno il nome Ferrari, e furono iscritte così, North American Racing Team, con questa
livrea bianca e blu, che se non sbaglio era la livrea nazionale delle vetture statunitensi, ma su questo non sono molto sicuro. E così, questa era anche la figura di Enzo Ferrari. Carisma qui ce n'è da vendere di Lorenzo. D'altronde uno non è che fonda la scuderia più vincente di tutti i tempi con il proprio cognome senza nemmeno un pizzico di carisma, direi. Vero, ma direi che quello che ha fatto Enzo Ferrari è sotto gli occhi di tutti, lo sappiamo anche oggi. Il Drake, personaggio storico non solo dal punto di vista sportivo ma proprio anche nella società italiana, dunque una rilevanza incredibile come poche altre al mondo, c'è da dire. Una figura come Enzo Ferrari è difficilmente riproducibile, difficilmente ritrovabile all'interno del panorama mondiale. Intanto altra livrea personalizzata, se non sbaglio, questa di Simone Marelli. Infatti questi cerchi gialli non mi pare ci fossero nella versione ufficiale della 312T, così come il casco giallo che Simone Marelli penso si sia portato per questa For Fun numero 72 qua su Italia Racing Team, che vede ovviamente due tipologie di vetture sfidarsi contemporaneamente sulla stessa pista. Però ovviamente ci sarà gara 1 che vedrà i piloti correre con una macchina, in gara 2 gli stessi piloti dovranno obbligatoriamente prendere in mano la vettura opposta rispetto a quella scelta per compiere queste qualifiche e poi compiere ovviamente anche la prima corsa. Quindi un mischiare le carte che ancora una volta qua su Italia Racing Team potrebbe regalare gioie, sorprese, come tante tante ne abbiamo visto. Ovviamente le 312T in questo momento stanno occupando le prime posizioni di questa qualifica, che è giunta ormai a 3 minuti e 40 dalla conclusione. Là davanti c'è, per parlare un po' di cronometrici, Simone Marelli, che ha girato in 2:37,6, se non sbaglio, no scusate, ho detto una stupidata, in 1:49,4 infatti, e ha staccato di un secondo e uno il secondo classificato Mattia Spada, che ha girato in 1:50,535, seguito poi da Giraldi in 1:51,023. Quindi lì piloti staccati anche di parecchi decimi, anche a volte di un secondo. Perché, Franz? Perché queste vetture sono davvero difficili da portare al limite. Anche un piccolo errore lungo questa pista, che corta non è, potrebbe costare davvero caro. Giustamente, fare la differenza con questo tipo di vettura su questo tipo di circuito ce ne vuole veramente tanto. Quindi, come hai detto giustamente tu, Lorenzo, un piccolo errore, come vediamo qua Roberto Giraldi in uscita, una piccola imprecisione, può costare veramente tanto. Fare il giro perfetto sarà veramente arduo per i piloti in queste fasi finali della sessione di qualifica. Comunque vediamo sia da una parte che dall'altra due vetture che nonostante le loro differenze si accomunano dalla estrema reattività e quindi anche instabilità, diciamo. Una ha pressoché zero carico aerodinamico dato da alettoni e quant'altro vario, mentre la 312T sì, ne ha, ma comunque piuttosto rudimentali, quindi parliamo di un effetto veramente scarso. Con un sacco di potenza dietro sono auto che sicuramente, ecco, difficili da portare al limite, però quando ci riesci, quando fai magari non neanche proprio il giro perfetto ma giusto quel settore inanellato precisamente, perché poi come abbiamo detto queste curve sono da molta percorrenza, quindi uscire dalla curva sarà fantastico per il cronometro, anche poi per infilarsi nella curva successiva, e quindi magari azzeccare proprio anche quel settore ti dà un gusto veramente veramente dolce, direi. E guarda che gusto si sta prendendo Mattia Spada nella curva difficile della Scarperia. Arriva dopo le due arrabbiate in salita. La Scarperia è la prima delle due curve che compongono quella chicane, che in realtà è una S, non è una vera e propria chicane. È abbastanza veloce come percorrenza, assieme alla Palaggio, che è la curva numero 11. Adesso ha già percorso il correntaio, già le biondetti. Mattia Spada, che sta andando all'attacco del tempo là davanti di Simone Marelli, ha compiuto due settori, i primi due, Mattia Spada, molto buoni, non sono record assoluti, però sono i record personali. Ha girato in 26,6 nel primo settore, 33,7 nel secondo settore, dunque molto molto buono, potrebbe migliorarsi. Vediamo se nel terzo settore migliora così tanto da poter scalzare Marelli dalla prima posizione, deve guadagnare comunque parecchio. Si migliora, arriva a 3 decimi dal pilota che ricopre adesso la prima posizione e la detiene saldamente.
Mattia Spada si colloca in seconda piazza e sarà probabilmente così a un altro tentativo, però qui Alessandro Nato è andato piuttosto largo. Si è migliorato anche Pierluigi Italia, che è alla guida per questa prima gara e ovviamente anche qui in qualifica della 312. Poi, come abbiamo anticipato, nella seconda gara dovrà obbligatoriamente cambiare auto. Si migliora ancora una volta Simone Marelli e compie un 1.48.977, il primo a scendere sotto la soglia dell'1.49. grande giro da parte di Simone a bordo della sua 312T, che ovviamente garantisce prestazioni più facili da ottenere rispetto alla vettura del 1967. Sì, Simone sarà sicuramente da tenere d'occhio, anche perché abbiamo un quartetto di piloti che sta girando con la 312T. Attenzione, perché Fulvio Genova con la 312 si inserisce tra questo quartetto, quindi grande prestazione da parte sua. Assolutamente attenzione a Giraldi, che momento di sovrasterzo qui poi al Palagio. Vediamo come sfrutta ancora un po' il di sovrasterzo qui in uscita. Vediamo qui al correntaio, sarà bene così, stringe adesso in questo momento, poi darà giù tutto adesso per portarsi sulla destra, andare sulle biondetti, sinistra, destra, la fa un po' stretta la seconda, sfrutta tutta la pista e anche di più in uscita, e poi dovrà raccordare benissimo la bucina e scala fino alla seconda. Attenzione qui, un po' di sottosterzo, deve aspettare a dare il gas e poi qui può aprire con il circuito che va in discesa tutta la pista e poi fiondarsi verso la linea del traguardo su questo rettilineo lunghissimo. Vediamo Roberto che tempo potrà fare, se riuscirà a migliorarsi. In questo momento no, e penso che abbia preso la bandiera a scacchi, perché il cronometro segna zero, quindi la griglia pressoché pare definita. Sì, griglia per questa gara 1 che è definita, con il poleman Marelli qua inquadrato, che si è preso la pole position in 1.48.977, seguito da Spada, poi abbiamo Giraldi e poi abbiamo Genova in quarta posizione con la 312. Quanto gira forte Fulvio Genova con questa vettura del 67, si trova davvero a suo agio, una prestazione maiuscola da parte sua. Sta arrivando anche là dietro qualcuno, non era Viola, era Puglisi, che si issa in 19esima posizione. Non aveva ancora compiuto, mi sa, un giro, comunque era relegato nelle posizioni di bassa classifica là sotto nelle retrovie, e si è portato così in 19esima. Quindi top 10 che è composta, oltre i primi 4, da Triolo, da Gian Greco, da Coso, dalla Piazza, poi Viola e Italia a concludere questa top 10. Carello lì appena fuori per assaggiare probabilmente poi l'opportunità in gara di agguantare la top 10, e quindi qualche punticino che poi potrebbe consentirgli di essere, di ottenere una prestazione migliore in gara 2 e presentarsi poi in sala interviste qui con noi. Io direi di andare un attimino in pubblicità e in attesa della partenza qua con queste magnifiche Ferrari sul circuito del Mugello.
Di nuovo in diretta, qui dal Mugello, con Lorenzo Mangano al commento e Francesco Frati. Stiamo per assistere alla partenza della prima delle due gare, che saranno composte da 20 minuti più un giro, per vedere chi sarà il trionfatore sotto la bandiera a scacchi alla guida di queste meravigliose Ferrari in Francia. Abbiamo visto anche qualche trailer, giusto qualche, prima dell'inizio delle qualifiche e tra le qualifiche e l'inizio della gara, tra cui c'è anche la finale del campionato XX secolo, stagione 1991, che si terrà questo giovedì a Suzuka. E nessuno dovrebbe perdersi per nessuna ragione al mondo, perché ci sono non uno, non due, non tre, non quattro, ma ben cinque piloti, se non sbaglio, in lizza per il campionato e la vittoria del campionato in toto. Stagione 1991, auto bellissime, auto molto prestazionali di una Formula 1 che sta veramente nel cuore degli appassionati, in un circuito che è fantastico anche quello, no? Suzuka, la tappa decisiva proprio per antonomasia della Formula 1, e insomma ci sarà veramente tanto spettacolo, come è tradizione ormai, perché ogni gara del campionato è bellissima. Tra l'altro, un'auto che è presente nella griglia del 91 si riconduce fortemente alla figura di Mauro Forghieri, neanche a farlo apposta, tanto per far capire quanto ha lavorato quest'uomo nel mondo della categoria massima delle quattro ruote. C'è anche un campionato molto peperino e interessante, con delle piccole macchine che anche lì ci faranno vedere delle gare molto eccitanti. Piccole macchine francesi, Clio Cup, stagione 1991, partirà il 24 novembre 2022 sul circuito di Lederon, quindi attenzione. Ma attenzione, qui invece stiamo nel presente, perché ormai si stanno accendendo i semafori, con là davanti Marelli in pole position che scatterà appena si spegneranno i motori, dando via alla sinfonia di motori qua sul circuito del Mugello, con queste Ferrari che passano adesso sotto la nostra inquadratura. È un bellissimo, bellissimo momento, perché si sono mosse tutte quante le Ferrari, arrivano adesso giù in picchiata la San Donato, con Marelli che ha mantenuto la prima posizione. Grande partenza di Salvo Triolo, che si porta subito in seconda piazza, scattava quinto lui. Vediamo là dietro che cosa succede, c'è dalla piazza che è andato largo, un'inquadratura migliore ci potrebbe aiutare a capire che cosa succede qui nelle retrovie. Al centro del gruppo c'è anche Puglisi in difficoltà, e a muro con Cerminara che passa adesso, là dietro in difficoltà anche Guercio con la 312T, Spada altresì con la 312T, quindi attenzione a questi piloti che adesso sono impegnati in una rimonta, ma hanno il mezzo per farlo. Triolo si porta in testa in questo momento, scavalca Marelli alla curva, se non sbaglio, della Materassi. Sì, Materassi è entrato proprio in curva 4, adesso va giù in curva 6 Casanova Savelli. Andiamo on board anche con Marelli per assaporare questa sfida dall'asfalto insieme ai piloti che arrivano adesso all'arrabbiata. Attenzione lì dietro a un arrembante viola a bordo della 312, vanno su con l'arrabbiata 1 che passa, e l'arrabbiata 2 che viene affrontata adesso, si avvicina Marelli, è uscito meglio rispetto a Triolo, che arriverà adesso alla curva della Scarperia, con Marelli che gira molto più stretto, è andato largo Triolo. Attenzione alla mossa, alla manovra di Marelli, potrebbe consentirgli di rifarsi sotto e riprendere già ancora prima del termine del primo giro quello che ha perso. Infatti si può vedere adesso l'ingresso del correntaio Marelli, si butta all'interno, si lancia, posiziona la sua Ferrari 312T laddove non l'ha posizionata Triolo, ossia all'interno, e quindi si prende la leadership che aveva perso poco fa. Quindi lotta intensissima qua davanti, Franz, che bella partenza. Eh sì, adesso Simone ha l'occasione per scappare e mostrare il passo, e attenzione a Giuseppe Viola che ha provato a farsi vedere negli specchietti di Salvo Triolo. Salvo che ha fatto una bellissima partenza, poi supportato dal tifo di Vinzarini qui su Twitch, che non lo molla un attimo e sicuramente gli ha dato un bel boost morale. Però veramente grande partenza, guadagnato come hai detto tu tre posizioni. Adesso attenzione, un contatto tra Marulli, Amuro e Borghi, due livree bellissime che purtroppo alla bucine si trovano fuori. Probabilmente un attacco troppo ottimistico da parte di uno dei due, probabilmente, perché un contatto lì con Triolo, le macchine Triolo così. Triolo fuori. No, avrà sbagliato il punto di staccata sicuramente. Poi, essendo forse un po' in scia, si arriva con una velocità molto più alta e sbagliare la staccata lì ci può stare. Peccato per Salvo, comunque non perde troppo, si trova in nona posizione in questo momento, sicuramente da ora potrà risalire il gruppo, come tanti che dovranno risalire il gruppo, come abbiamo visto nelle fasi di gara precedenti. Primo giro
un po', non so, anche lì degli attacchi ottimisti. Ancora un contatto con Pascadopoli che rimane lì in mezzo, è una posizione pericolosissima, si sposta adesso, va nell'erba, però lì è stato coinvolto con Cerminara, se non sbaglio, in un contatto e un conseguente testa coda. Riprende adesso la via della pista prima della Materassi, Cosimo Pascadopoli, che comunque secondo me vince il premio miglior livrea per questa sera, ma semplicemente per l'eleganza e la perfezione di queste immagini in bianco e nero che trasuda storia. Davvero mi fa venire la pelle d'oca. Là davanti c'era Borghi in difficoltà all'esterno della Casanova, e infatti nella sabbia lo vediamo qui in qualche manovra per riprendere la via della pista. Sopraggiungono anche altre 312T, se non sbaglio, e che lo passano. Infatti è così, è proprio quella di Salvatore Guercio. Sta succedendo anche qualcosa qua davanti con Maffei, che procede per Prati, è andato a visitare un po' l'Appennino tosco-emiliano il caro Tommaso Maffei. Dov'è? Ok, rientra adesso alla Biondetti senza problemi, quasi, perché lì dietro problemi ce ne sono. Attenzione intanto a Pierluigi Tale, che si porta in terza piazza qui con Bagar, che davvero esplodono e imperversano da ogni parte della pista. È davvero difficile seguire tutto quanto. Ci proviamo Franz. Guarda qua dietro anche la bagarre tra Peppe Coso e Fabio Carello, affiancati side by side sul rettilineo principale dell'autodromo del Mugello. Adesso lo scollino, arriverà all'esterno Peppe Coso, Fabio Carello protegge l'interno, vediamo se tira la staccata. Fabio la tira, effettivamente si cuce lì all'interno del cordolo, incrocia Coso, ho sentito un rumore di ghiaia qui nella mia cuffia sinistra, chissà che qualcuno non ci sia finito lì alla San Donato. Mi sembra comunque di no, c'è stato qualcuno forse che l'ha pizzicata, ma non ci è finito pesantemente. Giraldi sta adesso recuperando, è in ottava posizione, gara un po' difficoltosa la sua. Là davanti invece Marelli si è preso già 4 secondi comodi comodi da Giuseppe Viola, che comunque guida una macchina di 10 anni più vecchia. Fare un auto entertain, mi verrebbe da dire. Cioè, io già mi aspettavo, sai, con questa For Fun, diciamo, multiclasse, mi aspettavo due gare completamente distinte. E invece c'è un sacco di azione con, guarda, anche Saldana in decima posizione, partiva ventesimo, attenzione, in bagarre, forse con... No, ad a guardarsi dietro da Fulvio Genova, che sappiamo che girava veramente forte, e poi anche dalla porta, se non, sì, dalla piazza, scusa. E quindi anche qui ci sono dei gruppi incredibili. Poi dopo qualcuno fa un errore, qualcuno fa un sorpasso, insomma ci si ritrova sempre in mezzo all'azione, come in questo momento con Saldana che tira la staccata su Tommaso Maffei, che era, ha tirato, sì, è Tommaso Genova, Maffei. Genova che ha, ah no, Genova, scusa. Sì, sì. Genova si è sopravanzato Saldana, grande bella staccata, attenzione a Stefano che adesso dovrà vedersi da dalla piazza, sceglie una traiettoria più esterna, ma soprattutto da Mattia Spada con la 312T, che sicuramente andrà a ricucire il distacco. Qui Cristian Noto che si trova con Uselli e Gian Greco in questo bel gruppetto, vediamo la battaglia tra i due dall'onboard di Noto. Attenzione a Gian Greco che ha sorpassato in questo momento Uselli, mentre qui, guarda, davvero c'è la classifica che sta impazzendo, e che noi avremo bisogno di 2, 3, 4 colleghi in più per, sì, coprire questa gara. Ognuno dotato di 8, 10, 12 occhi e mani, soprattutto per seguire tutto quanto con una regia che, quando accadono queste cose in pista, è davvero difficoltosa, ma fa tanto, tanto piacere. Qua davanti stava succedendo qualche cosa, abbiamo visto un ingresso, attenzione qua davanti invece con Fabio Carello, nel frattempo con Peppe Coso, impegnati in una bagarre esplosa nelle prime curve del circuito. Fabio Carello adesso insegue Peppe Coso lì in quarta posizione, la vede, ce l'ha nel mirino Fabio Carello, non vede l'ora di prendersela, addirittura vuole anticipare i tempi, andare dentro qui alla Casanova Savelli, non c'è spazio, quindi desiste, almeno per il momento. Fabio Carello lì dietro, attenzione, arriva anche Francesco Angelelli con questa vettura bellissima in colorazione bianca, comunque chiara, credo che sia un grigio, credo che un bianco acceso, quella di Francesco Angelelli, comunque fa la sua bip figura anche questa. Eh sì, sembra, sì, un tono tenue, diciamo. Attenzione qui a Saldana che purtroppo si ritrova nella sabbia dell'arrabbiata 1, come avevamo detto, curva difficile, vediamo il rientro in pista, abbastanza rischiosino, un po' tutto di traverso, la transizione prato-asfalto non è delle migliori. Vediamo se riuscirà a riprendere la gara senza problemi. Come abbiamo detto, la sezione delle due arrabbiate è veramente difficile da interpretare.
e quando si va giusto sopra il limite, se non è la curva che non perdona, poi ci pensa l'auto a fare tutto il resto. Attenzione qui a Fabio Carello in scia a Peppe Coso, vediamo se riuscirà a guadagnare, anche se sembra che adesso si siano abbastanza standardizzate, forse nella parte finale, guardate, a 200 quasi 285, tiro la staccata all'esterno, vediamo se la chiude. San Donato Peppe Coso è ancora lì all'interno, vediamo qui in uscita, i due si affiancano, però le posizioni rimangono tale, forse sfrutterà l'interno per la Luco e infatti stacca non senza un contatto per fargli capire che è passato, e poi arriva all'appoggio secco in prima posizione Fabio Carello, quindi si porta in quarta posizione. Attenzione adesso Cancelelli, ha visto che Peppe Coso è un attimino vulnerabile e probabilmente sfrutterà il momentum per passare anche lui, anche se ha un attimo di pendolo qui e perde un po' il contatto con il pilota che lo precede, deve subito guardarsi gli specchietti. Da Giraldi con la 312T affonda la staccata in Casanova, mentre attenzione a Carello che è andato largo alla Savelli, questo potrebbe consentire a Coso di riavvicinarsi, anche se non succede così, quindi bravo Fabio a salvare il salvabile, e attenzione quindi a Giraldi che con la sua 312 ti potrebbe veramente sconquassare un po' questo gruppo e quindi far nascere altra azione, perché entra qui in scarperia, bellissimo, qui vedremo un sacco di sorpassi da parte del pilota con la macchina del 76, ovviamente ne ha di più visto il mezzo, vediamo insomma dopo, una volta passato questo gruppetto, che cosa andrà a fare nelle prossime fasi di gara quando mancano poco più di 10 minuti a questa gara 1. Sì, ormai siamo quasi al giro di boa di questa gara 1, ci ha regalato tanti testa a testa, soprattutto in questi ultimi minuti, anzi non soprattutto, anche in questi ultimi minuti. Giraldi sta davvero tallonando Carello lì davanti, addirittura un leggero contatto tra l'anteriore destra di Giraldi e la posteriore sinistra di Fabio Carello, che adesso è stato un po' spinto qualche centimetro fuori traiettoria ed è alla portata di Peppe Coso, che si ripresenta nella sua scia, ci esce adesso, però lì non c'è spazio, infatti il contatto con un incidente violentissimo di Fabio Carello che fa pendolo da destra alla sinistra della pista, si ritrova contro il muro violentemente Fabio, con Peppe Coso che o anche lui è andato muro o ha aspettato il povero Fabio Carello, non ho visto effettivamente cosa sia successo a Peppe Coso, fatto sta che questi due piloti hanno tuonato la loro vettura davvero davvero forte ed è un peccato perché non vanno rovinate queste opere d'arte, ragazzi state davvero attenti, ricordiamo che c'è anche la patente a punti qui nelle For Fun di Italia Racing Team, patente a punti che dura un anno solare. Sì, un peccato, una manovra che non si vede tante volte, questo di prendere la scia. Veramente attenzione a Maffei, quanto cavalca il cordolo qui, è veramente aggressivo. So che a Tommy piacciono davvero tanto queste auto, le Formula 1 degli anni 50 e 60, niente aerodinamica, quindi Tommy possiamo dire che veramente un pilota che ci dà giù col gas, non vuole tutti gli aiuti, vuole una macchina il quanto più analogica possibile, senza aiuti esterni e cose raffinate come l'aerodinamica, i flap, il carico passivo dato dalle ali, e qui sta facendo veramente dimostrazione. Guardate anche qua il dettaglio dei bracci della sospensione, dello sterzo, come lavorano in sintonia e copiano le asperità del tracciato, con Tommaso Maffei che è sempre aggressivo e si farà vedere veramente minaccioso nei confronti di Peppe Coso. Vediamo dove andrà a sorpassare e deve fare attenzione con Salvo Triolo, che sicuramente vorrà passare qui alle biondette, è difficile passare, vediamo se proverà l'affondo alla Bucine per poi lanciarsi sul rettilineo, qui non esce tanto forte, anche perché i due piloti con la 312 riescono a stargli davanti. Salvo Triolo forse saggiamente decide di rimanere indietro, non fa una traiettoria come gli altri due, portando molta più velocità di percorrenza e favorendo l'uscita di curva per il rettilineo. Vediamo adesso con la scia se riuscirà a passare il pilota con la 312T. Ma a me piace davvero tantissimo vedere i piloti di traverso, Tommaso Maffei ci ha regalato dei momenti di guida altissimi. Triolo adesso si lancia all'interno e prende la posizione decisa su Tommaso Maffei, che era in nona e adesso è in decima. Triolo ha già nel mirino colui che era davanti a Maffei ed era in lotta con lui, ossia Peppe Coso, adesso insidiato proprio dal pilota che guida la 312T, che
non ho ancora descritto, non abbiamo ancora descritto, Franz, dal punto di vista tecnico. Diamo un po' di contenuto a questa diretta mentre Salvo Triolo va a largo in questo momento di bagarre intensissima di testa a testa tra quattro piloti, con addirittura Fulvio Genova, se non sbaglio. No, forse era dalla... No, oddio. Qualcuno che era andato larghissimo lì sul cordolo esterno. Forse era proprio Tommaso, sì, era Tommaso. Sì, forse era Tommy, sì, sì. Lì largo all'uscita della Borgo San Lorenzo. Dicevo, diamo un po' di contenuto tecnico a questa diretta. Ho parlato della 312, non ho parlato della 312T, che è stata costruita ovviamente in monoscocca, alluminio è il materiale con cui fu assemblata. 575 i chilogrammi di peso di questa meravigliosa vettura del 1975, corse anche due gare, solo le prime del campionato 1976, mentre attenzione lì Pepe Coso si fa da parte, e fa anche probabilmente andare larghi Genova e Triolo, li ha colti un po' impreparati, ha fatto forse una mossa che ha indotto questi piloti a non azzeccare il punto di staccata qui. Non poteva che finire in questo modo, con Gian Greco e Triolo che si sono scornati all'ingresso delle Biondetti. Dicevo, 575 kg questa vettura che Paolo Gian Greco ha sentito almeno parzialmente nella propria posteriore, e dunque non pesantissima, considerato che la 312 pesava 523 kg, quindi davvero un guadagno di peso davvero non considerevole. Misura in lunghezza invece 4,143 anzi 4143 mm, V12 180 gradi, quindi praticamente piatto per questa vettura del 1975. Vinse 9 volte su 15 Gran Premi, ottenne 10 pole position che si è preso di forza Simone Marelli, che ha dato una piega a questa corsa totalmente a suo favore. Infatti guida con 18 secondi e mezzo di distacco dal secondo, dal più vicino inseguitore, che è Giuseppe Viola lì dietro, e altresì lui è staccato rispetto a Pierluigi Italia, che però adesso è impegnato con Giraldi. Si toccano i due alla Palagio, e quindi Pierluigi costretto ad un flick spin lì nell'erba, davvero complicato. Rientrerà in questo momento in pista. Certo, non ha perso tantissimo, però era lì in lotta con una 312 toccatina che ci sta, e lo relega adesso un po' più indietro in quinta piazza. Dicevo, appunto, per finire il discorso, la vettura della 312T è quella, Franz, che regalò, consentì a Niki Lauda di ottenere il suo primo mondiale, nonché il terzo della scuderia Ferrari, vinto proprio in Italia, a Monza. Eh sì, ma ci sono tifosi che pagherebbero l'oro del mondo per rivedere una scena del genere. Immaginatevi al giorno d'oggi un titolo piloti vinto a Monza dalla Ferrari, veramente un giubileo e un delirio incredibile. Per poi per una figura, quella di Mauro Forghieri, che cioè è molto interessante per quanto riguarda il disegno delle vetture, al di là del concetto di avanguardia ed innovazione che abbiamo detto. Sono abbastanza pochi, diciamo, quelli che nel corso della Formula 1, che è uno sport storico e pluridecennale, mentre qui Luca Puglisi un bel momentino in entrata è di Casanova Savelli, purtroppo perde il posteriore, riesce comunque a ripartire. Dicevo, sono pochi i grandi ingegneri che proprio fanno innovazioni incredibili che lasciano il segno. Viene in mente Colin Chapman, viene in mente Gordon Murray, per esempio, o ai giorni nostri Adrian Newey. Insomma, si contano sulle dita di una mano. Mauro Forghieri è proprio uno di quelli. Introduce, come abbiamo detto, qui la 312T, cambio trasversale. Poi anche nel mondo Ferrari va a mettere un turbo sulla vettura di Maranello con la serie 126, che nell'82 e nell'83 vincerà il campionato costruttori. Lui, che arrivò giovanissimo alle corti di Enzo Ferrari con un altro ragazzo giovane che anche lui fece un sacco di storia nel mondo dell'automotive e continua a farla, parliamo di Giampaolo Dallara. E tutti questi due ragazzi vennero accolti sotto l'ala di niente proprio di meno che Carlo Chiti, quindi qui si crea veramente un triumvirato dell'ingegneria automobilistica italiana che porta un sacco di frutti, due dei quali riusciamo a vedere stasera in forma virtuale grazie a questo omaggio che Italia Racing Team
ha fatto per l'ingegner Mauro Forghieri, veramente di gran gusto, di gran tocco e di gran divertimento, come stiamo vedendo da 10 minuti a questa parte, anche di più. Mentre mancano poco più di 2 minuti, Simone Marelli, tu che piega, ha dato la gara e che paga, sta dando un po' tutti gli altri. È evidente che questa macchina se l'è studiata bene. Qui intanto dal P3 in giù c'è il delirio, sì, perché sta succedendo veramente di tutto. Oh, ecco, infatti anche qui Tommaso Maffei ha la bucine che è in testa coda e scompare dal tracciato, purtroppo. È un peccato. E Salvo Triolo, sempre seguito dalla chat con grande supporto, è in 11ª posizione e con la sua 312T vediamo adesso se riuscirà a andare a prendere dalla piazza. Qui intanto torniamo sulle posizioni più alte con Mattia Spada che sta braccando veramente da vicino il buon Roberto Giraldi. Chissà se in queste ultime fasi di gara riuscirà a sorpassare e prendersi il terzo posto, gradino più basso del podio. Pelix 59 nel frattempo ci fa sapere che lui a Monza nel 75 c'era, quindi tanta invidia per te, Pelix 59, che ci segui questa sera. Noi lo stiamo vedendo nel virtuale questo magnifico spettacolo regalato dalle Ferrari. Mamma mia, qua non poteva andare diversamente. L'avevo intravisto, sapevo che sarebbe andata a finire così, con Spade e Giraldi che sono arrivati al contatto lì al correntaio e adesso sono addirittura scavalcati, se non sbaglio, da Angelelli che passa così in quarta posizione. Non è Angelelli, mi sbagliavo, è Pierluigi Italia, vecchio volpone, che lo riveliamo all'inizio di questa corsa ci ha detto: non fate proclami, io non ho provato per niente, sto davvero avvitato a terra, fermo. E invece, ancora una volta, lì davanti, nelle posizioni che contano, chi c'è? Pierluigi Italia. Comunque mi fa tanto ridere e tanto piacere il fatto che ogni volta che cambio inquadratura, tranne ovviamente qui nel rettilineo, non ci sia un pilota che col volante sia dritto, sia fermo e sia tranquillo. Vediamo, adesso facciamo una prova, andiamo qua dietro, Pascadopoli, no, abbastanza tranquillo, peccato. Ha subito smontato questa mia teoria. Là davanti c'è comunque Simone Marelli, non dimentichiamocelo, però è anche colpa sua, che ha preso, ha salutato tutti quanti, ha detto: io la porto per primo al traguardo questa Ferrari 312T, la voglio conservare per bene, la porterò indenne lì sotto la bandiera scacchi del circuito del Mugello. In difficoltà Roberto Giraldi, che adesso vede nei suoi specchietti Fulvio Genova con la sua 312, invece la vettura più antica, diciamo così, per non dire vecchia, perché vecchia sembra quasi dispregiativo, la vettura più datata, diciamo così, ecco, forse un termine più adatto, e che arriva lì dietro comunque Fulvio Genova. Negli specchietti di Roberto Giraldi per ora non sembra averne per scavalcarlo, però insomma il passo e qualche errore potrebbe essere la chiave per svoltare anche questo duello, questo testa a testa, uno dei numerosissimi testa a testa che abbiamo visto. Fabio Carello, anche lui super impegnato nel corso di questa prima gara in vari duelli, così come si è scatenato quello tra Spada e Pierluigi Italia. Italia davvero al limite con la sua 312. Che sorpasso sta tentando di fare Pierluigi, prima all'esterno, poi all'interno lì alla scarperia e alla Palagio, e adesso invece Spada gli sbatte la porta in faccia e la chiude a doppia mandata, con Italia che gira più interno al correntaio. Si vede che ne ha di più in percorrenza di curva Pierluigi, riesce a far ruotare la propria vettura in maniera molto più efficace rispetto a Spada, che forse sta guidando davvero con molta precisione, mentre Pierluigi Italia è molto più istintivo. Lo vedete qui con un traverso spettacolare, le Biondetti che guida, sta mettendo in pista Pierluigi, con Spada che ancora una volta lì va largo, ma fa lo stesso proprio Pierluigi. Dunque non guadagna tantissimo, contro sterzo anche qui in uscita dalla bucine, giustamente Giraldi e Coso, forse ancora una volta al contatto con Coso, che procede adesso nella sabbia. Giraldi che invece è uscito, mentre là dietro ho visto per un attimo Coso ancora di traverso alla bucine. È bellissimo, davvero esilarante vedere queste vetture, e infatti è stato scavalcato da Fulvio Genova, prende tutta la scia, andiamo a board con lui. Il leader comunque è nell'ultimo giro, lo andiamo a seguire tra poco dopo questo tentativo di sorpasso di Peppe Coso, che avverrà adesso all'interno della San Donato. Ruote fumanti per lui, con Genova che gira più largo e gira indenne soprattutto alla prima curva del circuito del Mugello. Ma andiamo qui, andiamo a Scarperia e poi a Palagio, perché Simone Marelli ha compiuto una corsa eccezionale. Sono 26 secondi che lo separano dal pilota in seconda piazza, è colui che lo segue più da vicino, Giuseppe Viola. È stata una prestazione maiuscola, eccezionale da parte di Simone, Franz. Sì, maestosa, sempre in totale controllo del mezzo, anche nelle fasi di partenza che possono succedere
delle cose fuori dal tuo controllo, è riuscito solo brevemente a non rimanere in testa, diciamo, poi compiendo un bellissimo sorpasso su Salvo Triolo. E adesso Simone Marelli esce dalla bucina e si invola verso il traguardo, giù tutto, pedal to the metal, fa cantare questo V12, una sinfonia a 12 cilindri, per passare per primo sulla linea del traguardo Simone Marelli, per vincitore di questa gara 1 di questa For Fun dedicata a Mauro Forghieri, l'ingegnere che ha fatto la storia del cavallino rampante. Ricordiamo 7 titoli mondiali vinti con lui, mentre Mattia Spada in queste fasi finali di gara purtroppo si ritrova nella sabbia e peccato, poteva concludere molto bene con Giraldi, che è stato protagonista di un'altra fase concitata con un contatto. Vediamo se adesso riuscirà nella fase finale a sovravanzare Fabio Carello, mentre anche qui Peppe Cose e Fulvio Genova. Attenzione Lorenzo, ti do la linea per questo fantastico finale al cardiopalma. Sì, non saprei che cosa dire, se non che Giraldi qui all'ultima curva ha sorpreso Fabio Carello, che arriverà però in volata. Vedremo chi ne avrà spuntato la posizione migliore. Penso che sia Giraldi ad aver conquistato la quinta rispetto a Fabio Carello, ma sono davvero separati di millesimi, con Genova che la prende invece su Peppe Coso. Genova quindi in settima e Peppe Coso in ottava. Nel frattempo lì dietro è arrivato in seconda piazza Viola, poi in terza Italia Angelelli, in quarta e qui dietro arriva anche Spada. Purtroppo ha visto la sua corsa concludersi di fatto lì al correntaio, e poi dalla piazza per chiudere la top 10 per questa meravigliosa gara 1 che ci ha fatto tanto tanto divertire. Guarda lì davanti i bei burnout di chi è già arrivato, credo che si tratti di Roberto Giraldi. Allora ce lo godiamo questo burnout, queste immagini, in attesa poi dell'inizio di gara 2 che scatterà tra pochissimo. Io rinnovo l'invito a seguirci anche per la seconda corsa. Lancio la pubblicità, quindi attenzione agli spot perché indicano anche i prossimi eventi che saranno qui protagonisti, anzi di cui i piloti saranno protagonisti qui su Italia Racing Team. I prossimi eventi, nello specifico, l'abbiamo già detto in apertura ma lo ripeto, sono la 100% con le vetture del 2022, quindi corsa completa nel circuito di Abu Dhabi per concludere in bellezza questo mondiale di Formula 1, e poi la Clio Cup stagione 91. Dunque, signore e signori, pubblicità e poi a tra pochissimo.
Ed eccoci finalmente di nuovo in onda, Lorenzo Mangano come al solito al commento, accompagnato da Francesco Frati. Franz, abbiamo visto una prima gara intensa dappertutto, non c'è stato un punto dello schieramento che non ha visto qualche bagarre, qualche testa a testa infiammarsi. Eh no, e questa sarà sicuramente una replica, se non anche meglio, anche perché guarda, vediamo già una 312 in pole position e poi però una griglia che è popolata per lo più da 312T, ovviamente all'inverso di gara 1. Quindi anche qui andremo a vedere soprattutto anche delle livree, perché ovviamente i piloti si sono preparati delle livree per questa seconda vettura che faranno gareggiare per questa gara 2 con la griglia invertita, anche di cui non abbiamo parlato prima. Esatto, griglia invertita assolutamente rilevante, perché adesso ci sarà da divertirsi con i piloti che si ritrovano in questo momento scomparsi lì dalle prime posizioni. Però vediamo che cosa succede. Qualche problema probabilmente tecnico lì al avvio del server, perché qualcuno evidentemente non è partito. Dunque, secondo me, questa sarà una partenza da abortire, quindi red flag immagino che verrà data dalla direzione corsa tra poco. Stiamo a vedere nel frattempo che cosa combinano questi qua davanti, ma penso proprio che ci sia un riavvio, Franz, perché c'è stato evidentemente qualche piccolo problema di scomparsa dei piloti là davanti dalle prime posizioni, dalle prime piazze. Questo comunque ci dà adito nel frattempo che capiamo che cosa serve fare, che cosa farà la direzione gara, perché effettivamente i piloti che sono riusciti a prendere il via sono davvero davvero molto pochi. Ci dà adito di parlare dei prossimi appuntamenti. Dai, facciamo questa cosa, parliamo del fatto che questo giovedì 17 novembre ci sarà la finale a Suzuka del campionato 20° secolo, stagione 1991. Io e Franz al commento, ovviamente, e i piloti, i veri protagonisti, che daranno spettacolo infinito in pista con una lotta che coinvolge ben 5 di loro per la vittoria, la conquista dell'Iride, che è stata combattuta dall'inizio alla fine con colpi di scena in successione, con corse in piste meravigliose, storiche. Siamo stati in Brasile a Interlagos, a Imola, a Magny-Cours, poi siamo stati a Spa-Francorchamps e adesso Suzuka per il gran finale. Come hai detto bene tu prima, Franz, Suzuka che spesso e volentieri è stata gara conclusiva del mondiale, ha regalato soprattutto un ritorno molto gradito, sia quello dell'Iride a Maranello nel 2000 con Michael Schumacher, che lo riportò lì con una bellissima, tra l'altro, cronaca di Gianfranco Mazzoni in quell'occasione, davvero davvero storica. Colore dell'arcobaleno sulle insegne del cavallino rampante. Che forse meraviglia. Ci sarà anche qualcuno che se l'è tatuata questa frase, perché è degna di nota, un evento da lacrime agli occhi. Vediamo qui intanto una livrea particolare. Ecco. Alessio Uselli sceglie sempre il tema del 75esimo anniversario della Ferrari con questa livrea giallo Modena. Attenzione alle vetture che in questo momento non comode, lì in pista non comode, no, esatto, no. Pensavo si stessero rischierando, attenzione, ricordiamo che siamo in attesa di restart molto probabilmente, esatto, perché tecnicamente è difficile organizzare un evento in cui si cambia server, purtroppo poteva succedere ed è successo, non abbiamo niente. Detto tutto regolare fino a questo momento, eppure è successo, esatto, perché se no il server sarebbe quello che temevo, quello non che l'ho detto a casa. Bellissimo. Tra l'altro poi esatto, bisogna farle tutte. Il campionato 91 mi dà anche il gancio per tornare a parlare di Mauro Forghieri, perché lui dall'87 passa in Lamborghini, disegna quel fantastico motore V12 sotto commissione di Lee Iacocca, perché la Lamborghini all'epoca era sotto proprietà Chrysler. Il V12 che nel 93 venne provato da Senna in McLaren, vi ricorderete tutti quel famoso test con la macchina bianca, e poi fu apprezzato veramente tantissimo dal pilota brasiliano, che poi purtroppo per ragioni finanziarie non vide mai questa accoppiata che probabilmente a detta di molti avrebbe portato un altro titolo al brasiliano, ma comunque si dovette ritrovare con il motore Peugeot e una vettura nettamente inferiore, al di là che poi ci regalò quel capolavoro che fu Donington 93. E poi nel 91 ci fu l'esperienza del Modena Team con delle vetture che potrete vedere giovedì nella finale del campionato 20° secolo, che fu disegnata, diciamo, per dare una vettura intera
al performante motore V12, un'operazione che fu finanziata da un uomo solo, tale Fernando González Luna, che poi, come i brillanti investitori che poi arrivano dal nulla arrivano e dal nulla poi ritornano, perché poi sparì e decretò la permanenza del Modena Team in Formula 1 per una sola e sfortunatissima stagione. E qui sta succedendo veramente Di il pa tutto, per il citare Dan pandemonio. Peterson, un altro grande eroe delle telecronache, pandemonio. Pandemonio che sta effettivamente succedendo qui in quel del Mugello. Ma nel frattempo che attendiamo il restart, dunque, godetevi ancora una volta il trailer di questi eventi che arriveranno tra poco qui su IRT. E poi, mi raccomando, però, oltre a guardare il trailer, accorrete numerosi sui nostri canali per seguirli in diretta. Ci fa tanto, tanto piacere. E speriamo e crediamo che anche voi possiate divertirvi. Quindi, di nuovo, a tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta per l'avvio effettivo, almeno è quello che speriamo, di questa gara 2 che vede lì davanti ancora una volta Simone Marelli. Vediamo che cosa accadrà tra pochissimo. Si stanno già accendendo i semafori, li vedrete comparire adesso sul nostro schermo, sul vostro schermo. Si spegneranno altresì adesso con lo start della gara che avviene.
piuttosto regolarmente qua davanti. Là dietro invece si scatena un groviglio di vetture che per ora non vengono al contatto. Vedremo che cosa accadrà qui sullo scollinamento temibile del rettilineo del Mugello e alla staccata violenta della San Donato con Marelli, che ha perso qualche posizione. Attenzione al maggior numero ovviamente di 312 T, qua dietro sta succedendo di tutto. Angelelli è fuori, Triolo altresì è fuori, ci sono parecchi piloti che sono finiti in sabbia. Bella questa livrea di Cosimo Pascadopoli con il faccione dell'ingegner Mauro Forghieri lì sull'Airscope, bellissima. E da quest'altra parte, se non sbaglio, c'è il Drake, bellissima la livrea davvero in questo istante. La andremo a vedere nel dettaglio dopo, perché nel frattempo qua davanti succede un po' di tutto, con Gian Greco che passa in questo momento in quarta posizione nei confronti di Marelli, che sta perdendo, come è normale che sia, qualche piazza qui all'inizio della gara numero 2. Succede anche parecchio qua dietro nelle posizioni che contornano la top 10, la decima piazza. Guardate che bel serpentone di Ferrari, sembra di stare alle finali mondiali, Franz, è davvero fantastico. Speriamo che tutti quanti le portino almeno, quantomeno al termine del primo giro e poi al termine della corsa. Eh sì, grande fase di concitate queste qua della partenza, incredibile. Poi questo gruppone adesso di 312 T che si muove lungo, guarda, vediamo il serpentone con attenzione lì dei contatti in fondo. Un peccato, forse era Uselli se non sbaglio, sì, la livrea gialla è facilmente riconoscibile nel gruppo. Il brutto contatto, brutto botto qua davanti, che coinvolge anche una vettura che ha una livrea, quella di Cerminara, sì, con la livrea Lotus e John Player Special. Attenzione, sì, è qua, è un bel vestito da mettere a questa vettura, come quella di Borghi che vediamo qui con la livrea Shadow. Qui, beh, eleganza di questo nero con tanto anni 80, con questi gradienti che dal rosso vanno al bianco. Tanta roba questa macchina, veramente veramente bella. Qualcuno dirà anche un po' dissacrante vestire la 312 T di altri colori, ma noi diamo libero sfogo alla fantasia, perché è una for fun e divertirsi ed esprimere anche questo estro artistico. I piloti si armano anche di pennello e tavolozza certe volte per creare dei bellissimi capolavori. Qui c'è azione a non finire. Peppe Cosa, attenzione che si può reinfilare su Maffei, non ci prova qui. Maffei ha guadagnato la quinta posizione ai danni del pilota su cui siamo in on board. Maffei guadagna tantissimo qui a Luca Poggiosecco con Simone Marelli, che si trova adesso in tredicesima posizione. È naturale vederlo così indietro dopo la partenza, d'altronde è al volante della meno performante 312 e qui verrà un po' risucchiato dal gruppo con Borghi che scende alla Casanova. Guardate quanto è difficile ad azzeccare qui il punto di coda della Savelli, perché la Casanova è un punto in discesa, discesa così come questa della prima arrabbiata. Puntare benissimo qui l'esterno, e Alessandro lo fa molto bene, e poi all'arrabbiata 2 un punto cieco veramente difficile. Quell'interno Peppe Coso voleva farsi vedere bene nella sezione scarperia Palagio, non ce l'ha fatta ancora, però comunque ci sarà un Tommaso Maffei che sarà ben cauto e saprà benissimo che negli specchietti deve guardarsi sia a destra che a sinistra. Ma guarda che bello questo serpentone di 312 T, mi fa davvero davvero piacere vederlo, come fa piacere adesso Pierluigi Italia uscire molto più forte dalle Biondetti e presentarsi, almeno era la sua intenzione nei confronti di Maffei. Però attenzione a Coso che ne approfitta, infatti passa davanti con una manovra molto molto astuta, perché ha atteso il momento in cui Pierluigi ha commesso una piccola piccola sbavatura che lo ha costretto a lasciare quindi la posizione. Attenzione, la vettura lì ferma, è fermo Frenzel probabilmente lì nel rettilineo, Franz, mi viene da dire. Ma in questo momento torniamo al presente, non pensiamo al Nürburgring. Qua sono in tre, arriveranno giù alla San Donato. Mamma mia, chi passa lì per primo? Passa in questo momento all'esterno Pierluigi Italia, che controlla la sua 312 T in una maniera egregia. E lì però Maffei si è ripresentato, e però non ha avuto lo spunto, il modo di passare all'esterno rispetto a Pierluigi nella difficile curva della Luco. E adesso di nuovo nella prossima S, la Materassi e Borgo San Lorenzo, con le posizioni che sembrano un po' più delineate almeno per questi metri di pista, ma si ripresenterà sicuramente un test test, una bagarre più avanti. Che bello, che bello, che bello, guarda qua come arrivano alla Casanova Savelli. E adesso andiamo on board anche con Pirone per gustarci i movimenti che compiono le vetture là davanti, con quella di Maffei che non compie un movimento elegantissimo, rimane addirittura in pista, si sposta prontamente Tommaso e lascia dunque passare i piloti, torna addirittura ai pit.
quindi sparisce nuovamente Tommaso Maffei, che non aveva concluso anche la gara precedente a causa di un contatto, e dunque lascia questi scannarsi tra di loro. Si è tolto da un gruppetto che era estremamente combattivo, esplosivo, come quello composto da Pierluigi Italia, Giuseppe Coso, anzi Peppe Coso, Gianluca Pirone qui dietro, e Fabio Carello, che sta arrivando, non è proprio protagonista e partecipe in questo frangente, però è lì dietro, non è tanto distante, li vede, sa che cosa combinano e dunque potrebbe approfittarne. Immagine dei tre affiancati alla San Donato entra di diritto nella storia delle For Fun, sicuramente sì. Nel canale Discord che potete a cui potete aggiungervi liberamente, ci saranno delle bellissime foto di questo istante. E attenzione, qui a Borghi all'interno, questo la staccata, sì. È un contatto tra due vetture con una livrea particolare, si sono centrati così apposta a dire no, la mia è la migliore, no, la mia, no, bam, e via, la bucine, si sono tuonati questi due. Magari sai, uno, ma mi piace la tua livrea, non è che, dai, la fiancata la faccio un po' John Player Special, sai quando si dice scambio di vernice, in questo caso è stato piuttosto letterale. Nudo e crudo, però letterale, come hai detto tu. che bello, insomma, non piacevolissimo sicuramente per i piloti coinvolti, però, insomma, dare anche un taglio un po' divertente a questi eventi che sono fatti per divertimento, for fun, non fa mai male dal mio punto di vista, e anche quello di Francesco Frati qui al commento insieme a me questa sera. E Gianluca Pirone nel frattempo è ancora lì, terzo di questo gruppetto, di questo trittico, che sta procedendo almeno da un giro senza darsi fastidio, ed è una cosa piuttosto incredibile. Qui davanti invece c'era un pilota che ha rallentato, ma penso che fosse a questo punto un doppiato, non era uno di quelli di testa, e Fulvio Genova, che però sta incalzando Gian Greco per prendersi, sì, attenzione lì dietro a Pierluigi Italia, no, che, ah no, era forse proprio il doppiato che è finito per Prati, andiamo poi magari a capire di chi si tratti, forse proprio Tommaso Maffei, sì, mi sa che è Tommaso, il caro Tommaso, che si è trovato lì nella direzione sbagliata alla Palaggio, curva numero 11, intanto noto perde posizioni, perché? Perché è in ghiaia, quindi sicuramente non in una posizione, non su un manto che gli consente di sprigionare tutti i cavalli e soprattutto il V12 di questa Ferrari 312T del 1976. Qui altro pilota che compie un'escursione, va per i prati dell'Appennino Tosco-Emiliano, ed è Alessandro Marulli che va così in campeggio per un momento a cercare più fortuna rispetto a quella che ha trovato in pista fino a questo momento. Pirone, il pilota attualmente molto vicino nei confronti di Peppe Coso lì davanti, vediamo se affonda una staccata impossibile alla San Donato, o forse lo fa, ci ha pensato e ci pensa, lo fa, lo affronta Pirone, e però non gli è valso comunque un sorpasso che sarebbe stato davvero clamoroso lì, Franz. Sì, perché arrivava da lontanissimo, quindi poi con i freni di cui è dotata questa vettura ce ne vuole a fare una staccata di quel genere, quindi sì, sicuramente Misano, praticamente. Esatto, San Brembo, protettore dei freni, sicuramente. Flore. Oh, chi c'è qua in cabina di regia? La macchina. Ah, la macchina. Sì. Ah, ma voi... Ah, quindi attenzione, colpo di scena. Vuoi vedere che la macchina era proprio la mia? Incredibile colpo di scena. Io l'ho notata quella macchina lì. E quindi il Daniele Giampagna mi fa notare. C'è una macchina da spostare. Non era Frenzen, quello fermo. C'è una macchina da spostare. È un diesel. Incredibile. Era proprio la mia. Una live. Grazie mille all'incursione di Dani Giampagna. Se vuoi rimanere, Dani, ci fa tanto tanto piacere qui. No, stavo girando a Spa e vado a girare a Spa. Ah, attenzione qui. Perché a Spa non gira Suzuka? Sì, vabbè. Lasciamo stare. Ecco, ancora a Spa stai fermo. Sì, sono la fermo a Spa perché la tua posizione durante l'ultima corsa non ti è andata giù, giusto? In realtà sono andato un po' troppo giù. Più che giù a destra. Perfetto, a destra contro il muretto lì alla sud. Anzi, a sinistra in realtà sono andato. Poi dopo a destra. E a Suzuka invece dove conti di andare? Dai, facciamo anche questa piccola intervista a uno dei protagonisti del campionato XX secolo, stagione 1991. E mentre il sole sale, su. Ai ai ai. E beh, d'altronde Suzuka siamo passati da poco dal sulla zucca, momento sì. Halloween, dunque ci stava, esatto, ci stava. Bravo. Salutiamo qui Daniele Gianfaglia, la sicurezza lo accompagni fuori per cortesia, attenzione qui, la sicurezza che è mancata, basta, Alessandro Marulli e Uselli che sono arrivati al contatto, alla bucine, attenzione anche al colpo sul posteriore di Uselli, che è andato contro il muretto all'interno Marulli, adesso
si cerca di ristabilire nella sua posizione con Borghi che arriva lì dietro e cerca di approfittare del momento di difficoltà del pilota che guida lì davanti a lui in tredicesima posizione. Vediamo se sarà maturo un attacco da parte di Alessandro. Si lancia all'interno della San Donato, un leggero contatto ruota a ruota tra i due con Borghi ancora all'interno con la sua numero 16, la vettura in livrea Shadow, attenzione, pizzica l'erba e dunque perde il controllo e sarà un testa coda. No, la controlla, la mantiene in pista Borghi. Che azione, Franz. Sì, basta veramente poco, neanche un centimetro di ruota sull'erba per scomporre questa macchina, quindi fa vedere quanto sia difficile tenere sotto controllo una bestia di questo genere. Borghi che si sente bello forte in staccata, è già la seconda bussatina che dà all'avversario. Qui attenzione ad alla piazza di Gian Greco. Ah no, attenzione a Genova e Gian Greco, scusate, con Genova che passa all'interno, bellissima manovra al correntaio, curva di tutta percorrenza, ha preso la sua traiettoria all'interno e se l'è fatta benissimo anche in uscita, grande bella manovra pulita. Vorrei dire scherzando che tra gara 1 e gara 2 non ne siamo tanto abituati, però ricordiamo che i nostri piloti sono veramente bravissimi, sono queste vetture difficili da portare al limite che ti fanno compiere anche manovre al di là della spericolatezza. Attenzione a Gian Greco, si avvicina veramente tantissimo qui, stacca profondo in San Donato, porta un po' larga la vettura, però resiste Genova all'esterno, avrà il favore di traiettoria qui alla Luco ed è così, vediamo se l'appoggio secco ci riprova, no, potrebbe sfruttare un po' di più l'incrocio, esattamente, e qui sarà veramente difficile se riesce a passare, perché all'esterno Materassi e Borgo San Lorenzo, vediamo se non se proverà a rifare una manovra uguale alla precedente con la conseguenza delle due curve destra e sinistra, purtroppo si ritrova più distante, non riesce ad affondare qui alla Casanova Savelli, altro punto difficile dove sorpassare, altro sorpasso qui di Luca Puglisi ai danni di Alessandro Marulli, si porta interno per difendere la traiettoria alla Luco e quindi consolidare la dodicesima posizione che si è guadagnato al sorpasso in curva 1. Bella lotta anche qua dietro, non è finita con Marulli che si fa vedere adesso all'interno, arriveranno alla Materassi assieme, che bello, però c'è un contatto, una spallata decisa qui di Marulli nei confronti di Puglisi, costretto ad andare per funghi lì all'esterno. E là dietro c'è un'altra vettura in testa coda, non ho ben capito di chi si trattasse, però lì c'è evidentemente qualcuno con una 312 del 67 in ghiaia e dunque in difficoltà. Qua davanti i piloti che sono più vicini tra loro sono Peppe Coso e Pierluigi Italia, che conducono la corsa rispettivamente in sesta e quinta posizione. Anzi, sì, no, ho detto la cosa giusta incredibilmente, mentre stavo pensando totalmente ad altro. Peppe Coso che nell'ultimo passaggio ha guadagnato qualcosina, poco, nei confronti di Pierluigi. I distacchi sono sempre rimasti quelli. Attenzione a un'altra vettura lì, una 312 in difficoltà alla Bucine, non dà comunque fastidio ai due velocissimi che sopraggiungono. Mancano 6 minuti e 50 secondi al termine della corsa. È volata questa gara 2 con qualche problema tecnico sì all'inizio, però da quando è iniziata davvero non ha smesso un attimo di intrattenerci ed è divertentissimo così, è davvero molto molto bello. Io volevo andare un attimo dopo questo duello sulla livrea che ho visto prima di Cosimo Pascadopoli, perché è spettacolare, dopo aver apprezzato questa di Alessio Uselli che ripropone anche qui dopo averla vista sulla 312 la vettura e la livrea, tutta gialla Modena ovviamente. Vediamo proprio quella di Pascadopoli. Eccolo qua, la analizziamo un po' più di vicino. Ah, non era il Drake, era Lauda addirittura. Niki Lauda sull'airscope di destra, anzi sulla fiancata destra dell'airscope. Bellissime anche le scritte. Cosimo Pascadopoli, tributo a Mauro Forghieri, all'ingegnere Mauro Forghieri, con il font dell'epoca tra l'altro. Sì, spettacolare questo corsivo che sembra scritto a mano dal calligrafo più bravo, questo tricolore poi che adorna la vettura di Maranello con queste bandelle nere che coprono poi le ali, ed ecco qui Furia in tutto il suo sguardo che scruta l'orizzonte, scruta forse la macchina che si vede che sta passando sulla linea del traguardo, sta arrivando ai box con questa faccia da mille pensieri, no? Con mille calcoli, previsioni eccetera eccetera, degna di una figura ingegneristica del livello massimo, un grande cervello sempre in azione, sempre pronto a fare il prossimo passo. Diciamo che quando una persona normale ci arrivava, lui era già due o tre passi davanti. Bellissimo il lavoro che ha fatto Cosimo per questa figura, è evidente che ci teneva
a omaggiare l'ingegnere il meglio possibile con una vettura che già bella di per sé, renderla ancora più bella, va che ce ne vuole Lorenzo. Intanto qua bella è l'azione, scornate tra Borghi e Noto, più contatti tra i due, non vogliono assolutamente arrendersi, con Borghi che adesso avrà l'interno, tirerà la staccata, vediamo, attenzione, però Noto ha molta più velocità di percorrenza, riuscirà a uscire meglio qui dal correntaio. La Bucine non è un posto dove si passa, anche se abbiamo visto dei contatti in precedenza, anche se qui Borghi ovviamente era riuscito a percorrerla meglio, però in uscita ha perso il posteriore, comunque non va a perdere troppo tempo, si ricongiunge al tracciato. Fulvio Genova, terza posizione, sta tallonando Giuseppe Viola, che si trova in seconda, perché è stato Giuseppe leader fino a qualche minuto fa, quando dalla piazza si è portato in testa alla classifica, dalla piazza che ha chiuso decimo, e adesso si trova in prima posizione, mentre Giuseppe per ora sta facendo una gara veramente solida, secondo in gara 1 e in questo momento secondo in gara 2, anche se ovviamente deve guardarsi bene agli specchietti dagli attacchi di Fulvio Genova. Qui on board vediamo benissimo il correntaio, la differenza delle traiettorie, sta molto più cucito al cordolo Fulvio. Vediamo qui le Biondetti, aggressivo sulla prima, aggressivo anche sull'altra, attenzione a non scomporre il posteriore come ha fatto Borghi in precedenza, ma qui esce veramente forte. Forse Giuseppe ha un attimo di problemi in staccata, questo potrebbe essere cruciale, attenzione alla velocità d'uscita, perché qui si è portato molto vicino, probabilmente adesso si porterà in scia e lo vediamo da dietro, si avvicina sempre di più Fulvio Genova, si affianca, Giuseppe protegge l'interno, faranno lo scollino in questo momento, probabilmente Fulvio potrebbe già trovarsi davanti, i due sono appaiati, ma Giuseppe arriva a staccare forte, ciò non basta però. Fulvio Genova si porta in seconda posizione dopo una grande manovra e riuscirà a andare, attenzione, wow, sportivissimo Francesco Dalla Piazza, vede l'azione che c'è dietro di lui e comincia ad alzare il passo, anche se Fulvio sembra che ne abbia veramente di più, perché Francesco era un secondo e mezzo da Giuseppe, adesso guarda il distacco Lorenzo, solamente 3 decimi, quindi qui si prospetta battaglia aperta, accesa. E c'è un doppiato lì davanti che adesso si fa da parte e lascia questi tre sfilare a velocità supersonica, ci stanno arrivando fortissimo qua la Casanova Savelli. Hai fatto bene a sottolinearlo, il gap del primo in questo momento, colui che detiene la leadership della corsa, era più ampio nel corso degli scorsi giri e adesso invece si è ridotto solamente a poco più di mezzo secondo nei confronti di un arrembante Fulvio Genova, che è arrivato come un falco lì nella posizione di Giuseppe Viola, lo ha scavalcato con un'ottima manovra e poi è stato anche protagonista di controlli al limite, ma davvero effettuati nella maniera più idonea, più corretta, proprio Fulvio Genova, che adesso ha l'opportunità, ha il modo forse tra poco di essere lì insieme a Dalla Piazza, che adesso vede questo, ma tra poco probabilmente dovrà abituarsi a un'altra visione, perché il passo di Genova sembra davvero un po' più efficace in questo frangente, quando mancano 1 minuto e 43 al termine della corsa. Che ingresso di Dalla Piazza, che si gira e coinvolge Fulvio Genova, quindi gufata per me che ho fatto scatenare questo incredibile colpo di scena quando manca praticamente niente al termine della corsa. Dalla Piazza coinvolge Genova in un contatto lì alla Bucine, con un controllo al limite di Dalla Piazza, ovviamente non è stato niente di volontario da quello che abbiamo visto, ha perso il controllo proprio della piazza, che non era neanche insidiato da vicino da Genova, e purtroppo i due sono venuti a contatto con anche il pilota in terza posizione, che era Giuseppe Viola, che è stato coinvolto, e adesso ulteriori problemi con Viola, che si trova di traverso lì in mezzo alla San Donato. Non fantastico questo momento con Dalla Piazza ancora una volta, questi due si stanno scornando davvero davvero forte. Fulvio Genova si riprende quantomeno la seconda posizione, là davanti a tutti c'è Paolo Giangreco con 50 secondi al termine, qua dietro vediamo che cosa succede, ancora seguiamoli intensamente questi, perché sono 3 wide, adesso arriveranno alla Materassi tutti assieme, ancora una volta un contatto con Viola e Dalla Piazza, non bellissimo questo, non fantastico questo momento tra questi due piloti, che evidentemente non si stanno tanto simpatici, quantomeno in questo frangente. Ricordiamo che una for fun non è molto bello vedere queste cose, Franz. No, infatti era un nessuno dei due voleva mollare, purtroppo in situazioni di gara bisogna essere abbastanza intelligenti e rispettosi per alzare il piede e riconoscere che un pilota è intitolato alla curva.
più di un altro. Sicuramente purtroppo questi momenti possono accadere una volta, quando sono reiterati è un po' un dispiacere. Tra l'altro poi dopo ogni contatto li abbiamo visti appaiati e anch'io nella mia mente mi stavo per dire sicuramente finirà come le volte precedenti, una reiterazione, una recidiva non tanto bella da vedere qui sulle For Fun. E intanto ti cito di nuovo, perché in gara 1 avevi detto zitto zitto Pierluigi Taglio, vecchio volpone, eccolo qua che anche lui se ne sta lontano dai problemi, si fa il suo passo e adesso si trova in terza posizione, mentre il pilota in testa è Paolo Giangreco. Si porta adesso sulla linea, esatto, del traguardo, e ha finito la corsa Paolo Giangreco in prima posizione. Incredibilmente, Franza si prende la vittoria qui in gara 2 con un finale rocambolesco. Veramente rocambolesco era proprio quello che potevamo dire di questa seconda gara di questa For Fun classe mista, diciamo, con due vetture. Questa volta ha visto la prevalenza della 312T. Vediamo poi il resto della classifica: Peppe Coso quinto, Stefano Saldana sesto, poi con Francesco Angelelli in settima posizione, Gianluca Pirone chiude ottavo, Luca Puglisi starà per arrivare sul traguardo con Cosimo Pascadopoli, che lo voleva prendere la scia per passarlo al traguardo, però le posizioni rimangono tali. Luca Puglisi nona posizione, Cosimo Pascadopoli, ancora complimenti per la livrea, chiude la top 10. Poi qui inquadrato Alessandro Marulli undicesimo. Adesso vediamo Alessandro Borghi che si invola verso la linea del traguardo sulla sua 312T con livrea Shadow, chiude in dodicesima posizione. Poi Alessio Uselli, livrea 75esimo anniversario, in tredicesima posizione. Andrà poi a chiudere Michele Cerminara con la sua vettura adornata dal nero e oro della livrea JPS John Player Special, chiude in quindicesima posizione Cristian Noto con via via tutti gli altri. Poi insomma, Franz, insomma, questo finale rocambolesco ovviamente sarà al vaglio della direzione gara, che valuterà eventuali punti patente da combinare, o penalità in generale da combinare ai vari piloti. In ogni caso, noi tra poco ci ritroveremo per discutere con i protagonisti di questi due di queste due corse For Fun che abbiamo vissuto questa sera. E in quel frangente direi che eleggeremo anche la miglior livrea di questa sera. Dunque, voi che ci state ancora seguendo su Twitch, votatela la migliore livrea, scriveteci quella che per voi è stato il miglior lavoro da parte degli skinner, dei piloti che hanno partecipato questa sera, così magari facciamo anche questa piccola classifica. Dunque, con la vittoria di Paolo Giangreco, io vi do l'appuntamento a tra pochissimo per la sala interviste, in cui porteremo tutti i protagonisti qua, che sono stati sull'autodromo del Mugello. A tra poco!
Di nuovo in onda qui con la sala interviste e alcuni dei piloti che ci hanno regalato grandissimo spettacolo d'azione sulla pista del Mugello. Partirei con intervistare Fulvio Genova. Ciao Fulvio, Ciao a tutti. innanzitutto ti chiedo, questo evento particolarissimo, innanzitutto nato per dare memoria alla figura dell'ingegner Mauro Forghieri. Un evento con due tipi di auto, 312 e 312T. Quale ti è piaciuta di più, se hai una preferenza, e quali sono stati i punti più pregevoli sia di una che dell'altra? Beh, diciamo che sono belle tutte e due da guidare, chiaramente due capolavori della meccanica, poca elettronica, tanto divertimento, cambio d'H e battaglia in pista. Sicuramente due macchine divertentissime da guidare, complicate, impegnative, e però belle, proprio belle, non ne sceglierei né una né l'altra, tutte e due le prenderei. Penso che qui tutti faremmo la stessa scelta. Insomma, è difficile fare veramente una preferenza tra una o l'altra. Poi, in un contesto come la pista del Mugello, che tra l'altro Certo. ricordiamo essere di proprietà di Ferrari, almeno al netto di eventuali cambiamenti, comunque una pista ricca di saliscendi, di curve fantastiche come le due arrabbiate. Insomma, è stata un'accoppiata. Due auto più circuito che ha dato gusto, direi, Fulvio. Sì, assolutamente una for fun, proprio for fun, tanto divertimento, qualche scontro, ma normale con queste macchine può succedere. E pista bellissima, le macchine da guidare, chiaro, impegnative, però molto molto divertenti, bellissima accoppiata. L'importante è che vi siate divertiti e ci fa piacere sentirlo perché, come hai detto tu, for fun vuol dire tanto tanto divertimento. Lorenzo, ti lascio alla prossima intervista. Grazie a voi. Sì, intanto buonasera a tutti e grazie. Grazie a voi, grazie all'intervista di Fulvio che ha, diciamo, racchiuso un po' l'essenza di questo evento e queste due splendide vetture, omaggiate all'ingegner Forghieri, appunto, sicuramente l'avete già nominato più e più volte in live, quindi per me queste sono le auto che, diciamo, vale la pena veramente guidare e vivere. Quindi sentire alla guida sono quelle che ti trasmettono veramente tante emozioni. D'altronde, IRT è, diciamo, incentrata su questa tipologia di vetture e su queste annate. Quindi le difficoltà sono tante, a partire dal cambio d'H, soprattutto per chi ne è in possesso e guida con acceleratore, freno e frizione, come me, e come tanti altri, immagino appunto. Anche Fulvio e tanti altri amanti del vintage, quindi già questa è una difficoltà. Sbagliare un cambio marcia oggi, cioè, qui è abbastanza semplice, sul server della Forfun perché i danni sono limitati al 10%, però è facile, rompere il cambio, propriamente perché magari non ti entra la marcia, perché cambi molto velocemente. O semplicemente per un fuorigiri, cosa che oggi le auto non lo prevedono più perché c'è il downshift protector, mentre qui non c'è, quindi un fuorigiri rompi il motore. I trasferimenti di carico sono auto che sono molto soggette ai trasferimenti di carico e destabilizzano l'auto nei cambi di traiettoria. Quindi la tenuta di strada, il carico aerodinamico che non esiste su queste auto, un pochino nella 312T, ma era ancora agli albori, ecco, erano studi sicuramente non in galleria del vento, ma approssimativi, ecco, quindi tutto questo racchiude la bellezza, no, della meccanica. E quindi, ecco, io mi sono divertito tantissimo tornando alla Forfun, purtroppo non avevo provato, non avevo avuto tempo perché eravamo impegnati con i ragazzi per la 24 ore di Daytona, di sì, buonanotte. Di Sebring, scusate, appunto ancora ho un po' di stanchezza addosso, 24 ore reale, esatto, quindi un ottimo risultato, però ecco, non abbiamo proprio provato, quindi è stato un approccio con un setup stock, giusto giusto in qualifica ho fatto le prove con la 312 e poi in gara è andata abbastanza bene, devo dire, qualche contatto, qualcosina, ma nulla di che, quindi bravi ragazzi perché comunque non sono auto semplici da guidare. In gara 2 qualche difficoltà nella preparazione del server, ma poi è andato tutto liscio e
un contatto in curva 1, però poi ho preso il ritmo e giravo più o meno sui tempi di Fulvio, un pochettino più lento, ma era il tempo di capire la macchina. Quindi Fulvio, lo sappiamo, è molto veloce, quindi il mio metro di paragone è lui, e poi nulla dura da togliere, insomma, Paolo Giangreco, che come al solito si dimostra è sempre veloce, insomma, quindi complimenti anche a lui. Proseguite tranquillamente con le interviste, mi sono anche dilungato tanto, ma ci stava perché l'emozione è tanta. Andrei da Simone Marelli. Ciao Simone, in una gara 2 un attimo più difficile con la 312, mentre una gara 1 veramente maestosamente dominata, no? Cioè, hai preso e portato a casa e dato la paga un po' a tutti. Insomma, mi sa che con la 312T probabilmente hai fatto tanto allenamento, ma soprattutto ti sei trovato veramente bene. Ci confermi questa cosa? Sì, ciao a tutti. Sì, sicuramente mi sono trovato molto meglio con la 312T. L'altra non ho avuto molto tempo di provarla ed è uno stile di guida, anche se sono macchine entrambe vecchie, ma comunque molto diverse tra loro, e quindi ho sentito tanto la differenza tra una e l'altra e non mi sono molto adattato alla 67. Quindi anche qui la difficoltà di adattarsi in un breve periodo da una vettura all'altra deve essere veramente tosto, e insomma... Però complimenti Simone, perché con la 312T hai dimostrato veramente di fare proprio un altro mestiere rispetto all'altro gruppo, ed è stato veramente soprattutto un piacere vederti guidare così pulito, sempre in controllo del mezzo, proprio veramente su un binario. Quindi veramente complimenti, ripasso per l'ultima volta il microfono a Lorenzo, che andrà a portarci la testimonianza di Paolo Giangreco. E allora, grazie Franz, complimenti ovviamente a Marelli per la sua prestazione. Paolo Giangreco invece, vincitore di gara 2, anche a lui voglio fare i complimenti innanzitutto e chiedere quale sia stata la vettura da lui preferita, quale difficoltà abbia incontrato e qual era effettivamente la curva del circuito del Mugello che lo ha tratto più in difficoltà nel corso di queste due gare. Buonasera a tutti. Le macchine si sente l'eco? No, assolutamente. Sicuro? Sì, si sente come vuole. Tranquillo. Che il microfono, quello nuovo, non funziona. Bene. Allora, tutte e due le vetture sono veramente tanto tanto divertenti. Quella che ho preferito di più è stata la 67, perché diciamo che porta ancora quello stile di guida, è ancora appunto anni 60, no? Quindi è molto divertente, bisogna attraversarla all'ingresso curva per trarre migliori benefici. La 312T già si sente parecchio il lavoro dell'aerodinamica, però è anche quella molto divertente. La curva che diciamo mi ha dato più difficoltà è stata la Bucine. Diciamo arrivavo quasi sempre più lungo rispetto alla linea che volevo fare, quindi è stata quella, diciamo, la curva che mi ha dato più difficoltà. Guidarle, gareggiare con queste macchine mi è piaciuto davvero tanto, e soprattutto le bagarre che abbiamo avuto con Fulvio sono state molto pulite, molto sportive, insomma. È stata davvero una bella bagarre con Fulvio, e lo ringrazio anche di avermi, diciamo, dato una spinta, un aiuto col setup. Senza di lui non sarei arrivato lì davanti. Molto bene, molto bene. Solto lo passi. Anche se non meritavo appieno quel primo posto, ne sono consapevole. Ma sì, alla fine te lo sei preso, questo è l'importante. Hai comunque messo in pista una prestazione che, per un motivo o per l'altro, ti ha consentito di tagliare il traguardo per primo
Dunque, complimenti tanti anche a te, Paolo. Complimenti in generale a tutti Grazie coloro mille. Che sono stati qui in sala interviste, ma anche agli altri piloti impegnati in questo bellissimo evento, la Forfa numero 72, in memoria di Mauro Forghieri, lo storico ingegnere che questa sera abbiamo cercato di ricordare. Speriamo di averlo fatto nel migliore dei modi. Dunque, io direi di dare qualche data, segnatevela perché saranno tutti eventi davvero importanti, soprattutto quello di questo giovedì 17 novembre 2022, la finale a Suzuka del Gran Premio, anzi del campionato XX secolo, stagione 1991, con 5 piloti in lotta per la conquista del titolo. Dunque, appuntamento, agenda, subito segnatelo e siate presenti alle 21.30 qua su Italia Racing Team. Poi prossimamente 21 novembre ci saranno le qualifiche e poi il 22, il giorno successivo, la gara dell'evento 100% con le vetture 2022 ad Abu Dhabi per celebrare la fine di questo mondiale di Formula 1 2022 ormai volto alla sua conclusione, e poi Clio Cup, campionato in partenza con le vetture del 91 il 24 novembre al circuito delle Denon. Quindi attenzione a questi eventi, ci saremo io e Franz per questo Clio Cup in cabina di commento, e dunque davvero vi invito a seguirlo. Franz, io ti ringrazio per essere stato qui, ringrazio ovviamente ancora una volta tutti i piloti e dunque ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao e buonanotte a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Buonanotte.